investire la mia passione, le mie competenze in progetti che mi rendono felice, perché questo per me ormai è la questione, non è più una questione neanche economica, cioè non è la fase ormai del Certo. ho bisogno di essere felice nel lavorare. Benvenuti in una nuova puntata di Umano, un podcast che parla di persone che hanno inventato il lavoro dei propri sogni oppure, accanto ad un lavoro apparentemente normale, hanno invece inventato qualcosa di straordinario. Stasera abbiamo qui ai nostri microfoni una persona che conosco da un po' di tempo, osservo da un po' di tempo, non in via di stalking, no? Nulla di illegale assolutamente, quindi non facciamo altre gaffe o altre presentazioni particolari, ma presentiamo invece Herbert Bussini. Ciao Herbert, come stai? Ciao, tutto bene, grazie. Grazie dell'invito. Una figata averti qui, proprio bello. Adesso ti faccio una domanda. Dimmi tutto. Perché mi hai chiamato? E questo è quello che sto cercando di capire stasera. Perché questo io non l'ho ancora capito, però io ho detto di sì, perché sono un po' yes man su alcune cose. Quindi... Molto bene, mi sto stracontento che tu abbia detto di sì, ma per rispondere alla tua domanda in realtà devo ribaltartela. Vai. Perché cosa fai nella vita? Perché io guardandoti e conoscendoti qualche anno... Io non ho ancora capito, cioè so di alcune cose che fai, però non ho capito bene. Guarda, ti rispondo che nemmeno io l'ho capito, quindi siamo Perfetto. In buona compagnia. Perché effettivamente è una domanda, prima mentre chiacchieravamo nel backstage, esatto. Appunto, mi dicevi che questa cosa nasceva dalla tua idea di capire che cosa fa uno nella vita che non è il suo lavoro, ma esatto, di per sé, qual è il suo progetto di vita, cosa ci sta dietro. Ed effettivamente questa domanda per me è un po' scomoda quando mi chiedono che lavoro fai. Io non so mai cosa rispondere, perché effettivamente non so ad oggi che lavoro faccio, o meglio, so cosa faccio, ma faccio fatica a definirmi. Ultimamente ho imparato a definirmi, ma non mi definisco così effettivamente, però ho imparato che c'è una parola per definire quelli che come me, okay. Che è multipotenziale. Ah, perfetto, la userò anch'io, perché non... però non mi piace molto, è una parola che non mi suona benissimo. Bene, mi sembra uno che ha molti problemi. Ma forse è vero che ho molti problemi, o meno molte domande più che problemi, però questa cosa mi aveva incuriosito perché effettivamente mi descrive bene. Okay. Cioè quel tipo di persone che fanno mille cose che apparentemente sembrano che non ne facciano una fino alla fine, ma in realtà diciamo che il bello di tutto questo è che sono tutte molto collegate, interconnesse sotto traccia. Okay. Per cui alla domanda che lavoro fai io dico sempre dipende dal giorno, al momento. Dal momento della giornata e dal periodo in cui sono, nel senso che effettivamente è così, nel senso che di per sé adesso scendo più sul terra terra, certo. Ho detto cosa faccio, parto da quello che mi appassiona di più, o meglio allora partiamo al contrario. Descrivimi una tua giornata tipo la giornata di oggi. Dimmi che giorno, però devi dirmi giorno, allora, settimana, perché ti cambia. Dico no, lei ci sta, facciamo una manciata di giorni. Vai, ecco, allora, bravo, dal lunedì al mercoledì. Perfetto. La mattina del lunedì. Perfetto. Dal lunedì al mercoledì sono a scuola, insegno in una scuola. Ok. Quindi non insegno in una scuola, insegno grafica, sono perché appunto vedi che esatto. Sposto già e devi dire ma perché insegni grafica? Perché nella mia vita no, nel senso che ad oggi sono anche un o meglio lavoro nell'ambito della grafica, della progettazione grafica, ma anche lì nel tempo poi la cosa è cambiata. Cioè, okay. Ovviamente ho fatto tutto la gavetta che si faceva un tempo, oggi non è più tanto così con tutti i software che fanno molto del lavoro. Okay. Io ho fatto proprio la gavetta tipica del così dell'imparare quando ancora i computer erano appena arrivati sulla piazza. Si insegnava di più, sì, diciamo, sì, di quello sì. Che... Per cui nel mio passato c'è proprio il lavoro di grafico, quindi okay. Di persona che si occupava di grafica. Quindi mattine del lunedì, per mercoledì cui siamo insegno lì. Poi questa cosa, insegno una scuola professionale di grafica, quindi insegno ai ragazzi delle superiori. Ok, mentre invece se passiamo fino alle due, esatto. Più o meno. Poi dipende, perché dal lunedì al mercoledì potrebbe essere che spesso sono di nuovo a scuola, perché ci sono certo. Appunto, tutto quello che è collegato poi all'insegnare, al mondo scolastico. Però poi ovviamente quando finisce la mia giornata, ovviamente torno a casa
e faccio il papà, che è la cosa, una delle cose più belle, esatto, nel senso che io ho due bimbi, quindi due bimbi piccoli. Due bimbi. Come si chiama il tuo secondo bimbo? Si chiamano, allora il primo si chiama Noah e la seconda, perché è una bambina, si chiama Anita. Quindi quando torno a casa faccio il papà per scelta. Questo ovviamente non è un lavoro, ma fa parte comunque del progetto, appunto, di quello che fai nella vita. Perché ovviamente quando sono arrivati loro, la mia scelta è stato proprio: io quando torno a casa non lavoro più. Nel senso che prima che arrivassero loro capitava di lavorare fino magari anche alle 7:30, 8, quindi quando eravamo solo in due era diverso, i tempi erano diversi. Da quando ci sono i figli, per me la scelta che ha determinato poi tutto l'ambito lavorativo e lo determina tutt'oggi è stata quella di stai con i tuoi bambini, gioca con loro, stai con loro, vivi la dimensione familiare, perché è quello il momento in cui puoi vederli, perché tornano dalla scuola dell'infanzia e poi vanno a letto presto, quindi se tornassi a casa troppo tardi mi gioco solo... Certo, non te li godi più. Non me li godo. Poi, detto questo, non è che quando arrivo a casa sono super brillante, certo, sempre sul pezzo, sono stanco e a volte non è facile, però è stata una scelta proprio... ma penso da subito, cioè non è che l'ho deciso perché ho fatto chissà che ragionamenti, per me era naturale dire: se hai dei figli ci dedichi il tempo giusto, quindi diciamo che quello è quello al quale ruota tutto, nel senso che per me la famiglia, i bambini sono diventati un po' il fulcro, ovviamente, quindi tutto quello che faccio di lavorativo ovviamente tiene conto di questo. Poi certo si innesta, a volte sacrifichi un po' di tempo su questa cosa, però diciamo che il fulcro è quello. Quindi quando torno a casa così, poi c'è tutta la mia parte invece notturna. Ah, ok. Perché non è finita la giornata. Esatto, io pensavo che comincia per me la giornata. Okay. O meglio, diciamo che la sera, quando ho messo a letto i bambini, dipende, poi ce lo facciamo io e mia moglie, ma ovviamente quando i bambini sono a letto... Ma sai che è una cosa che ho scoperto che fanno tanti papà? Perché ho intervistato un altro papà nella stagione... Che fanno cosa? Che mettono a letto i bambini? Che mette, prima di tutto, anche lui mette a letto i bambini, che non è scontato, è una cosa bella. Per me sì. No, cioè... Ma poi anche per lui parte un'altra giornata lavorativa prima dell'andare a letto. Anche per lui parte una passione, quindi è una cosa comune. Diciamo che la fase della nanna, dell'addormentamento, per me è sempre stato bello, ovviamente non lo faccio solo io, è sempre solo io, lo facciamo insieme spesso, però è un momento per chiudere la giornata, si racconta la storia, si legge il libro e si chiude un po' la giornata insieme. Certo. Però diciamo che verso le 9:30, se non sono troppo stanco, se tendenzialmente la mia serata è una serata lavorativa, ma nel senso che per me la sera è sempre stato il momento più creativo e più fecondo. Ah, ok, da sempre. Poi dicono che chi dorme poco vive di meno. Vabbè. Però forse vive più non lo so, vediamo. Sinceramente fa niente, ma ora non si interessa. Ormai è così, sono abituato così, quindi mi prendo quello che arriva. Però è vero anche che l'età mi sta anche rieducando ad andare a letto prima, ovviamente. Okay. Anche insomma, ci fai i conti con questa cosa. Però diciamo che la sera è sempre stato per me un momento molto molto ricco e fecondo, perché c'è silenzio, perché per me la sera rende davvero tantissimo, quindi non è raro che io finisca tardi, vuol dire anche a volte mezzanotte, l'una, dipende. E lì, in questo tempo creativo, dove butti la tua creatività? E in quel momento dipende, nel senso che abbiamo cominciato scrivendo la giornata a scuola, ma poi c'è tutto il lavoro che per me è quello che mi piace fare col mio tempo non libero, ma diciamo investire la mia passione, le mie competenze in progetti che mi rendono felice, perché questo per me ormai è la questione, non è più una questione neanche economica, cioè non è la fase ormai del ho bisogno di essere felice nel lavorare, non che prima non lo fossi, però c'è anche una componente, c'è una componente che sicuramente è economica, che chiaramente deve essere sostenibile, ma ad oggi scelgo e a volte invento, perché effettivamente mi invento progetti che sono quelli che mi alimentano, quindi non che insegnare non mi piaccia, anzi, perché poi vedrai che tutto si lega, tutto perché la formazione, l'educazione per me è un filo rosso. Però diciamo che lì ovviamente ho dei programmi, ho una cosa comunque che devo seguire. Mentre la parte più professionale mia, più da freelance, diciamo, me la gioco in progetti che non sono più quelli che magari facevo una volta, quindi mi permetto il lusso di scegliere o decidere di investire il mio tempo in cose che così mi rendono appunto
uso la parola felice. Felice perché davvero è questo. Quindi magari più faticoso, magari più economicamente a volte non è sempre così, così non c'è il tornaconto, certo. Ecco. Però mi rendo conto che è quello che invece mi fa progredire in termini di passione, competenza, e tutto alimenta tutto. Quindi e diciamo che ti chiederò di raccontarcene qualcuno di questi progetti. Ne ho visto qualcosa, ho sbirciato qualcosa su Instagram, guarda, di recente. Guarda, di recente c'è che ho finito di scrivere le canzoni, perché da 20, quest'anno è il 25esimo, 25 anni sono, 25-26, dal 99. Insieme a un'altra persona, un mio amico, un caro amico col quale abbiamo cominciato così un po' per passione quando eravamo giovani, ventenni, a scrivere canzoni per i centri estivi. Ferma, interrompiamo un secondo la puntata per dirvi che se siete delle persone fuori dall'ordinario oppure conoscete qualcuno che fa cose fuori dall'ordinario e volete segnalarcelo, ditecelo, scriveteci nei DM di Instagram sotto i commenti di questa puntata su YouTube, in modo che possiamo intervistarlo e potrete ritrovarlo qui ad Umano Podcast. I cregres, dipende dalla zona, certo. Della zona lombarda. Quindi tu sei la persona, anzi una delle due persone. Il colpevole per qualcuno, perché ti racconto questo aneddoto spesso, adesso un po' meno perché effettivamente non ci sono più i CD in macchina, sai che ormai le certo. macchine non ci sono più. Ma quando c'erano ancora quindi i CD, molto bene molti i genitori, CD. Poi quando io giravo spesso nell'estate, incontrando i ragazzi, facendo appunto un'altra parte del mio sì. lavoro, che è quella minima, quella di così di animare e di tenere le persone. Ecco, quando incontravo spesso i genitori mi dicevano: io ti odio perché io comincio la mattina con le tue canzoni e queste le devo tenere in macchina per 3 o 4 mesi. Esatto. E adesso da papà mi rendo conto che effettivamente è così. E a volte può anche, essere problematico. A volte anche con le mie canzoni, ma non sempre, ecco, anche con quelle di altri. Per cui diciamo che uno dei progetti appunto che ho finito, guarda, giusto l'altro ieri, e è stato quello appunto di scrivere, compongo canzoni soprattutto per bambini, quindi io e quest'altro ragazzo abbiamo un canale YouTube che si chiama Diverti Balli, che ormai da un bel po' di anni, dal 2012 se non sbaglio, dove sono confluite tutte le nostre produzioni, che ormai sono quasi 300 brani scritti in questi 25 anni. Il pretesto era quello dei centri estivi, quindi okay. Siamo cresciuti un po', prima dicevo, per passione, perché eravamo due giovani così appassionati, più appassionato io, l'altro invece un po' più legato proprio alla sua professione, però diciamo che abbiamo cominciato a scrivere musiche e creare poi ovviamente tutto quello che stava attorno alla musica, con l'idea di far divertire i bambini, giocare i bambini, ma sempre con un'attenzione educativa, cioè dove il tema di fondo era... promuoviamo una cultura del bello nell'ascoltare un certo tipo di musica, nel comunicare un certo tipo di messaggi. Questo non vuol dire che facevamo canzoni o facciamo canzoni seriose, cioè, o tristi, ma che di fondo c'è sempre l'idea che con queste canzoni, per esempio, un lato che a me è sempre piaciuto è impariamo ad ascoltare diversi generi di musica. Quindi la musica per bambini non è così sviluppata, perlomeno in Italia non tantissimo. Spesso i bambini ascoltano ormai pop, certo, okay? Però se tu prendi la musica per bambini, diciamo che non c'è tutta questa gran cultura come per esempio c'è per la letteratura dell'infanzia. Lì c'è un grande, diciamo, siamo avantissimo, un mondo più sviluppato in cui si investe molto. Lì no, ma perché di fondo c'è secondo me proprio un bias cognitivo, cioè delle persone che vabbè, ma tanto è per bambini, come se andasse bene tutto, e quindi spesso senti musichette con i famosi midi, che sono orrendi. Quindi l'idea era, no, facciamo delle cose belle perché possono educare i bambini ad ascoltare generi diversi di musica. Quindi noi... Considera che io sono stato un grande frequentatore delle canzoni e del Cre, ed effettivamente era così. Cioè, nel senso, la canzone, al di là del fatto che poi ho alcune domande su alcune canzoni che vorrei capire. Vorrei chiamare da dove sono state fatte alcune idee geniali, secondo me alcune. Però il punto è proprio quello. È vero che parte della mia educazione
formazione musicale è sicuramente passata da, anche da, da quelle canzoni lì, e anche il fatto che poi ci muovesse tutta una macchina accanto a queste canzoni, quindi che fosse tutta la macchina del Cree, quindi dai balletti, dall'animazione proprio, certo, fatta e costruita anche in, attorno a questi brani, era, cioè, era idea, ed è, perché sì, tutto sì, era spaziale, cioè. Sì, sì, è stato un motore non indifferente, ma lo è tuttora, forse se ripenso una decina di anni fa o vent'anni fa, e lo era ancora di più, perché non c'era la diffusione come c'è oggi della musica digitale, non c'era accesso così veloce per i, cioè, non era così facile, insomma, certo, accedere alla musica così. Quindi provavo, diciamo, come le CD, effettivamente, ecco, è vero, avevi quel CD e ascoltavi per quelli. Qui è diventato anche più difficile, ovviamente, perché produrre cose, canzoni dentro una, sì, un panorama e un'offerta così ampia, dove i ragazzini oggi ascoltano davvero, cioè, canzoni che sono quelle che vanno adesso, certo, le pop, quindi sì, magari non sempre sono adatte, è anche più difficile, è più difficile, quindi il lavoro nostro è stato negli anni anche cercare di adeguarci nel senso di farci anche un po' influenzare dagli stili, certo, dalle sonorità. Questo voleva dire proprio anche dai linguaggi. Per esempio, quest'anno abbiamo scritto una canzone dove, insegnando a scuola, vedi che poi le cose si intrecciano, una delle cose che mi piace fare a scuola è farmi raccontare dai ragazzi, per esempio, quali sono i trend. Ok, quale trend, musica ma non solo musica, ma anche, per esempio, qual è il trend del parlato. Ah, okay, cioè, okay, come, okay, parlate, certo, perché poi io li sento tra di loro, e quindi spesso mi fanno l'aggiornamento su quali, okay, sono i trend, le parole che vengono usati, ma un po' perché a volte me le dicono e ma quindi loro non sanno, capiscono che sono dei complici, no, in questa cosa. No, non ufficialmente, perché altrimenti poi si apre tutto un altro, dovrei aprire mondo, una scatola lì che a volte già si apre, meglio però tenerle separate, no, a volte capita, ma proprio volentieri, certo. Però ecco, diciamo che di fondo l'idea è sempre stata quella di produrre musica, produrre qualcosa che educasse al bello, secondo me quello che era il bello, ma dietro c'era il tema della cura, ovviamente, del fare le cose in un certo modo. E questo significava aggiornarsi, farsi ispirare, ascoltare cose, collaborare, per esempio, non so quante collaborazioni abbiamo avuto quello, in questi anni, perché ci siamo accorti anche che quando lavori in due, dopo 10 anni, dopo 20 anni, questo è il tuo stile, certo, puoi anche evolvere, ma poi, diciamo, la scrittura come quando si riconosce. Quindi farsi influenzare e lavorare con altre persone è sempre stato molto stimolante, quindi tu sentirai, se tu ripercorri il panorama delle canzoni fatte in questi 20 anni, vedi proprio un'evoluzione, un cambiamento, un'influenza anche esterna, a volte spesso anche perché invitavamo o a cantare, esatto, mi ricordo, o a anche produrre quello. Sì, sì, alcune cose, cui, cioè, alcuni brani sono cantati da, sì, altri, sì, sì, ma per alcuni cui, invece, cioè, tanti alcuni, li hai cantati, sì, tu, sì, alcuni li cantiamo noi, ma perché, vabbè, di fondo ci sono quelle canzoni che sono un po' più classiche, le canzone, cioè, okay, canzone, testo, che raccontano magari qualcosa, ma di per sé poi noi abbiamo lavorato molto su canzoni invece che nascevano da un'idea, cioè un'idea era come faccio a far ballare, giocare 100 ragazzi, 200 ragazzi in un cortile, idea, ok, dall'idea si costruiva poi tutto il resto, quindi diciamo che a livello compositivo era proprio due approcci diversi. O si parte dall'idea o, certo, si parte dalla scrittura di un testo a volte, o dalla musica. Ma il come nato invece a questo punto della, ti faccio già questa domanda. So già domanda mi farai, dai, lo so già. Vai. Vai, dimmi che cosa mi stai per chiedere. Come è nato? Super Mascherina. Eccola, rivedi. Ecco, vedi. Allora, diciamo che Super Mascherina è nato 20 kg fa, innanzitutto. Ah, ok. 20 kg fa. Prima di tutto. Quindi era una persona. Era una persona che oggi non potrebbe più, diciamo che si è nel tempo. No, è nato con. Guarda, è nato così. Cioè, ai tempi volevamo inventare un personaggio che fosse un po' iconico. E ai tempi, se ti ricordi, c'era Zelig, c'erano, sì, tutti, certo, quei personaggi, tra cui c'era. Ora non ricordo più bene il nome, ma credo Fontana, forse, non ricordo. C'era questo comico che raccontava con la voce delle avventure, la famosa arriva la scala a chiocciola, poi girava, poi c'era, insomma, raccontava delle storie, okay, come se stesse narrando qualcosa mentre accadeva, insomma, mentre, okay, quindi da quell'ispirazione lì mi ha detto, cavolo, potrebbe essere interessante così inventare un personaggio che, appunto, che
che sia, diciamo, il classico ragazzino dell'oratorio che non è un supereroe perché ha dei poteri reali, certo, ma fa delle cose a volte strane, a volte un po' inventate, ma perché l'idea era, dai, in ogni bambino c'è un po' questa roba, certo, qui, cioè che si inventa le cose, che si crede di essere, appunto, che avere dei poteri, assolutamente, uno, cioè, di quei bambini, di avere, anzi, dei lo poteri. Sono ancora oggi forse. Quindi inventato la super mascherina, è nato così, un po' per scherzo, un po' per così, tra l'altro collaborandogli, come se non ricordo, ma ci avevano aiutato nel testo, un po' nell'idea, e poi vabbè è nato il ballo, certo, ovviamente, che è diventato super mascherina. E poi questa cosa è piaciuta molto, nel senso che quell'anno, adesso non ricordo neanche più, però erano gli anni 2000 di sicuro, 2010, sì, 2008, sarà... no? Quegli anni, sì, insomma, sì, o poco dopo. Per cui da lì, l'anno dopo ce l'hanno richiesto, ovviamente, bisogna fare il 2 perché, perché è piaciuto. Poi dopo il 2, poi è arrivato il 3, poi c'è stata una pausa, poi è arrivato il 4, poi è arrivato il 5 e poi è arrivato nell'anno della pandemia. Si usava la mascherina e quindi ed è stato lì, in realtà ce l'hanno proprio chiesto di farlo, perché noi non volevamo più farlo, cioè avevamo capito che era un capitolo chiuso, certo, insomma, certo, quando come tutte le grandi saghe, bravo, a un certo punto devono finire, altrimenti poi come le serie TV la prima distruppano. Va bene, la seconda, che la terza no, basta, quindi avevamo chiuso. In realtà è nata questa cosa qui della mascherina, ma con l'intento, anche lì qual era l'intento? Raccontare ai ragazzi, ci abbiamo accettato di farlo perché di fondo c'era, dobbiamo aiutare i ragazzi a capire che mettere la mascherina è importante, purtroppo sarà fastidiosa, purtroppo d'estate era, però era proprio scomoda, era, però. E quindi l'idea è, dai, aiutiamo i bambini a farla vivere come un gioco, quindi ci siamo scervellati per dire, ma come facciamo a fargliela sperimentare e dire che la mascherina può essere una cosa simpatica quando invece non è facilissimo da tenere? E allora ci siamo inventati questa cosa, la mascherina, che diventa tante cose, quindi il mascherino ogni volta cambia la mascherina a seconda di dove va, se va nello spazio c'è la maschera per lo spazio, se va sotto acqua c'è la maschera subacqua, certo, se deve saldare la bici che gli si è rotta mette la maschera al saldatore, insomma, e quindi c'era tutto questo gioco così. Per cui è ritornato lì, ecco, questo un po' l'idea così, ma non è neanche una delle più belle idee secondo me, perché okay, poi dentro lì ci sono stati, quella la tua preferita, potremmo fare un'altra puntata anni, per raccontarti le idee che c'erano, perché dentro, no, questa era cosa, perché no, era tornare con Valeria e parlare di questa ecco, cosa, sarebbe proprio figo. No, un'altra molto carina, a cui io sono molto affezionato, perché vedi che esce un po' l'anima un po' dell'insegnante. No, ma di fondo c'è l'idea di riuscire a passare dei, non tanto dei messaggi, ma dei contenuti, o approcciarsi a delle cose attraverso il gioco, la musica. Qualche anno fa c'è stato un po' il tema del CRE, era sul il viaggio. E la storia a cui attingevano era l'Odissea. Ok. E quindi abbiamo detto, ok, facciamo una canzone, facciamo l'Odissea in 5 minuti. Era una sfida enorme, certo, era una sfida enorme. E cosa ne è nata? È nata una telecronaca, come se fosse raccontata una partita, okay, di calcio. Tra l'altro avevamo contattato alcuni telecronisti, non farò i nomi perché ci hanno, okay, detto di no, quindi se lo brucia ancora, no, scherzo. No, abbiamo tentato di avere dei cronisti veri del calcio, non ricordo neanche i nomi perché io di calcio proprio zero, quindi non saprei proprio dirli, però avevamo tentato di contattare, poi insomma non era stato possibile, dai, lo faccio io. E quindi ci siamo inventati questa cosa, per cui divisa in due tempi, come lo è una partita, con l'introduzione che ricordava la Champions League, quindi, okay, siamo ricreati questa musica, e in 5 minuti, diciamo che mi sono letto l'Odissea, ho preso dei libri per bambini dove raccontavano l'Odissea, diciamo che ho fatto una sintesi di tutto, ma tu in 5 minuti ascolti tutta l'Odissea, quindi pensa che alcune scuole lo utilizzano alcune maestre per raccontargliela, ecco, per approcciarsi alla versione proprio, cioè, dell'Odissea, sì, non la parte dantesca, no. Arriva Itaca e, sì, bravissimo, e si riprende casa sua, è perfetto, okay. Dove di fondo c'è questa Penelope che ogni tanto subentra e che richiama all'ordine Ulissi, okay, ma torna a casa che sei in giro, io sono questo stanco di tessere e rifare sta roba, quindi, e alla fine gli dice, adesso che sei tornato è finita la pacchia e stai qui per tutta la vita, gli, okay, dice sostanzialmente.
Però diciamo che è quello che di fatto cosa è successo. Succede. Questo Ulisse succede, però diciamo che è stata una sfida enorme, per cui poi insomma su YouTube lo trovate, si chiama Odissea, ed è una cosa a cui secondo me è una delle cose più belle fatte, ma perché avevano dentro, ecco, è l'espressione proprio di tante cose contenute, quindi la passione per quel tipo di sì. progetti, il mettere insieme delle competenze che siano appunto come faccio a creare una musica, perché anche lì scrivere una musica che in 5 minuti cambia un sacco, esatto, di atmosfere, che deve stare sul pezzo, che deve anche farti ballare, perché poi c'era il ballo sopra, quindi certo. l'idea che ci doveva essere qualcuno che poi doveva animarlo, sì, quindi, sì, fare la coreografia e tutto. Quindi di fondo noi cosa facevamo? Ragionavamo sul ragiono su qual è il brano, ragiono già come saranno più o meno i gesti, per cui nasce tutto in contemporanea. E poi mi sono ascoltato un po' di telecronache andando a rubare un po' di modi di dire, certo. quindi un po' di cose per ricreare quell'atmosfera, quindi se andate a sentirlo ovviamente ci sono alcune cose, citazioni proprio storiche, certo, di alcune partite, e dove tra l'altro poi ho dovuto fare ovviamente registrare questa telecronaca, per cui nel video a me si vede solo la bocca con le cuffie, quindi non si vede che sono io, ma ovviamente si vede la parte della bocca, perché la telecronaca dove io ho registrato questa voce che durava 5 minuti sì. e poi ho dovuto fare tutto il sync del labiale per il video, perché il video poi era, quindi non ti dico quando ho dovuto registrare certo. quella cosa, che facevo partire la cosa, dovevo e seguivo l'onda wave sul monitor, l'onda wave appunto è il disegno della voce sostanzialmente, quindi per beccare il sync dovevo guardare e tenere intanto un esercizio non indifferente e quindi è così. E perché ecco, questo è uno dei progetti che più così porto nel cuore e dico sempre, a volte non è stato capito fino in fondo, no, ma perché però ce l'hai raccontato adesso qua, c'è dentro tanto, insomma chi la guarderà, perché poi adesso ma è da vedere ricordiamo che questa puntata chiaramente la stanno guardando magari su YouTube, cioè chi invece la sta sentendo basta su Spotify, basta fare un link, magari mettici il link sotto se è al posto, per cui sì. Ma invece hai un'altra cosa che volevo chiederti, perché appunto abbiamo capito che hai fatto tante cose nella vita, continui a farne altre e inventarne di nuove, e l'altra cosa che io, anche a me piace tante volte inventare delle iniziative nuove piuttosto che come questo come podcast questo, di fatto bravissimo, sì, sì. E come fai sempre a tenere un po' il bilanciamento, e soprattutto l'altra cosa è come si riesce a non prendere del derive, no? Non farsi magari assorbire dal progetto, assorbire intendo a rimanere comunque, a mantenere una propria identità rispetto a quello che fai, magari è un domandone fin troppo, però nel senso è un consiglio pratico magari in realtà questo mi corrisponde molto come domanda, ma perché effettivamente io sono uno di quei tipi di appunto di quelle persone che lavorano così su tante cose e affondano molto, cioè per farti capire, io quando scopro un musicista su Spotify e faccio scopri o radio, perché ogni tanto io faccio quel gioco lì, spesso lo consiglio anche ai miei ragazzi a scuola, c'è sta roba che è bellissima, scopri, ti piace una roba, vedi cosa c'è di altro. Se io scopro una cosa, io ti ascolto tutta la sua musica, devo andarci dentro, devo avere tutti i suoi dischi, ora non più, ma li ascolti. Sì, sì, certo, però il tema è, ho bisogno di andarci dentro così tanto, perché ho bisogno di nutrirmi di quella roba lì, perché so che quella cosa lì, se mi ha pigliato, c'è un motivo, certo. e so che quella roba lì poi mi ritornerà. Per farti un altro esempio, io compro un sacco di libri che non leggo, c'è un sacco di libri a casa che non ho mai letto, non so neanche se li leggerò, ma so che a un certo punto mi serviranno, e spesso mi capita che io su dei progetti mi si accende la lampadina, ho comprato quella roba lì, eccolo lì che mi ha servito, magari di quel libro leggerò solo una pagina, magari 10, magari tutto, ma io credimi non ho mai finito un libro in vita mia intero, però ogni tanto io ci ritorno, li prendo a pezzi, poi torno e mi piace proprio l'idea di andare a andarci dentro, ecco, riscoprire. Perché quando ti dici come fai, non, in realtà mi faccio molto assorbire dei progetti, tant'è che se tu mi dicessi dai facciamo questa roba e quella roba mi piglia, io ti dico sì, e poi per siamo qua sempre. 2, 3 mesi, 10 mesi io sono qui e faccio quella roba lì, cioè, ma che può spaziare davvero, certo, per certo, cui se certo. tu mi dici dai andiamo a fare un corso di falegnameria e costruiamo una roba, va bene, perché l'idea della, penso che sia uno dei temi che ho imparato a conoscere di me, anche ad accettare, perché poi questa cosa non è così semplice. Penso che le persone che un po' si ritrovano in questa cosa la capiscano. Fare tante cose, ora non lo dico con presunzione, però
le fai bene, non le fai, non sei il migliore sulla piazza, ok, non sei il migliore, il cioè io una delle cose che mi facevano far fatica sempre, cioè, è stata questa cosa, è sì, però tu fai un sacco di robe, ne fai una, poi però arrivi a un certo punto e non vai al top di quella cosa, non diventi, sì sì, ho capito. Non il migliore, ma non so come dire, non è solo quella roba, certo, lì su cui investi tutto. Quella roba lì per molto tempo mi ha fatto far fatica, perché boh, mi definivo un po' un mediocre in tutte le cose. Poi ho imparato a capire che in realtà non era mediocrità, ma era la capacità di stare in tante cose e di aver bisogno di ricominciare continuamente da capo. Per cui questa roba a me non la cambierei mai adesso al mondo, per cui curiosità a mille, cioè nel senso che io ho sempre le antenne aperte su tutto. E questo mi ha permesso anche poi di fare un sacco di esperienze diverse. Nel tempo ho imparato, come dicevo prima, sono un po' un yes man, cioè quando uno mi dice ti va di fare sta roba, sì, certo, perché no, se ci ha visto in me qualcosa perché devi dire di no. Poi questo non vuol dire che vado con tutta la sicurezza del mondo, vado con, sì, però non scarto l'idea, però non scarto l'idea. Ti faccio un esempio: l'anno scorso ho cominciato a far parte del gruppo di TEDx Bergamo. Infatti volevo chiederti di questa cosa. Nata anche quella roba lì un po' così, cioè Giorgio che è il licenziatario mi dice dai vieni, ti va? Io ero appena uscito dalla fase primo anno di Anita, quindi non okay, potevo fare okay, altro in quella vita, cioè era un po' più difficile, ma davvero perché comunque insomma avere bambini piccoli, certo, anche solo il sostegno a casa per essere presenti in due, per cui prima era stato no. Quando è arrivato il momento in cui mi si è aperto il varco, cioè sì, potevo permettermi anche di avere un po' più di tempo, ma avevo anche bisogno probabilmente anche di nuovi stimoli. Sì, ci sono. Però anche lì dice, vabbè, cosa è stato simpatico, perché poi gli dico sempre, cioè, io guarda, sta solo grafico, però posso cioè so gestire un po' di cose, dimmi cosa ti cioè mettetemi dove volete, cioè per me l'importante è che io mi piace stare dentro questa cosa, quindi volentieri, per cui va bene, dai, mi fido di voi, fate voi, ditemi voi, per cui poi alla fine sono rimasto intrappolato, no, dico in senso certo, buono intrappolato positivo, ma positivo, in quattro cose, per cui seguivo la parte di comunicazione di più del concept, la parte degli speaker, di selezione degli speaker, poi c'è stata la parte di coaching insieme a un altro al coach che c'era per seguire il diciamo gli speaker, insieme a un team abbiamo fatto una sorta di formazione così interna, e poi c'era tutta la parte alla fine arrivata della conduzione di TEDx, nel senso che io non me l'ero mai immaginata, cioè non ci pensavo, certo, anzi per un po' di tempo abbiamo cercato qualcuno perché volevamo trovare, l'idea era trovare due conduttori, un uomo e una donna, abbiamo chiesto, però non trovavamo le figure giuste. Un giorno diciamo che la persona con cui è Stefano che è lo speaker coach mi dice ma potresti farlo tu e un altro, che no ma figurati, cioè io sono capace di fare alcune cose, ma questo no, cioè non è un pubblico con cui io sono, certo, stato, sì, cioè sì, per sì, me sì, erano, cioè fammi stare davanti anche mille persone, io non ho vergogna, cioè non mi preoccupa quella cosa, però mi intimoriva un po' il pubblico, l'istituzionalità della, certo, cosa, l'importanza, certo, poi, cioè, poi io arrivo da primo anno, cioè dicevo ma insomma stai lì e guarda, osserva, cioè. Però hanno insistito, vabbè, però anche lì ho detto, ma se ci hanno visto, perché dir di no? Quindi, va bene, lo faccio. Ed è stato bellissimo, quindi non ti dico che... Tanti poi mi chiedono, ma come stai? Come la stai vivendo? Ma come sei preoccupato? Dicevo, no, sai che c'è, io non sono preoccupato. Sono solo però curioso di capire come farò a stare dentro. Certo, in una situazione del genere. In una situazione così. Poi, vabbè, fatto questa cosa, è andata... arriva dopo un po', mi chiama, dico guarda, mi chiama Avis, parla Avis, sì, provinciale, sì, sì. Mi dice ah ti abbiamo visto lì, perché non vieni a presentare la serata? Faccio, ma cosa, cioè io non so nulla di quel mondo, meglio conosco poco le dinamiche che ci stanno dietro, presentare mi sembra una roba troppo grossa. E questa è la prima risposta che do di solito, che è più la parte magari mia più timorosa. Poi subito dopo dico, ma se ci hanno visto, ma perché no? Perché no? Magari scopri delle cose. Allora dico sì, faccio il primo incontro, dico va bene, però io voglio incontrare le persone che dovrò intervistare, certo, perché incontro queste persone, incontro questa Stefania e Fausto, che sono un medico chirurgo e un infermiere del Papa Giovanni nella patologia neonatale, sì.
E stiamo uscendo, stiamo per tornare alle macchie, ma se io venissi a trovarvi, mi fate vedere il vostro reparto, cosa dite? Perché sai, parlare di una roba io non conosco poco. Certo, non l'ho vista. E ho detto, certo, vieni. E quindi super sono stato un giorno dentro, mi hanno fatto visitare, ho incontrato le persone, ho visto come lavorano, mi hanno fatto vedere come si fa. E quello cambia tanto, però. E cioè, questa roba capisce. Per cui io dico sempre sì, cioè... Poi certo che il bello, negherei se non fa piacere a chiunque essere in una situazione in cui sei, conduce, poi ci devi stare a tuo agio. Certo, non ho capito. Ma io ci sto a mio agio, quindi non dico che non mi fa piacere, ma quello che a me piace di tutte queste progetti, di queste possibilità, è cosa ci sta dietro e gli incontri che puoi fare. Andare a fondo, quello cioè che incontrare di fondo le persone, cioè ad oggi se dico qual è... Torno pian piano alla tua domanda, qual è il tuo progetto di vita, e oggi dico, forse incontrare storie, più storie possibile, che è un po' quello che fai certo, tu. Certo, certo, assolutamente. Sì, sì, è uno dei motivi perché mi ispira, perché mi ispira sicuramente, perché dà senso alle cose che fai, e poi penso sempre che il nostro lavoro, in termini di lavoro, non intendo solo quello remunerato, cioè quello che facciamo, le azioni, sì, i gesti, quello che diciamo con la nostra vita, deve avere un impatto. Ha un impatto sempre e devi decidere che impatto deve avere. Quindi per me oggi fare anche scegliere dei lavori che siano da grafico, che siano da musicista, che siano da presentatore, se sì, mi sì, chiamo, sì, da... qualsiasi cosa, dico di sì se però è salvaguardata questa cosa, cioè deve esserci un impatto buono, positivo. Cioè se tu mi dici, adesso ti dico questo retroscena, questo, quando c'è stato questa, nel 2020 che ho detto che abbiamo fatto questo super mascherina, sì, ci avevano contattato un'azienda che voleva sponsorizzare le mascherine. Ok. Per farti capire certo, cosa poi sì, si sì, muove, sì, ci sì, hanno sì. Trovato su internet il video, dai facciamo una collaborazione, va bene parliamone. Ok, parlato, abbiamo capito che non è che facevano cose strane, però abbiamo capito che non era quello il vero motivo per cui hanno dovuto farlo. Non era il vostro centro. Per cui, per farti capire, cioè questa roba, mi hanno detto no, poi è andata in un altro modo, cioè abbiamo deciso di farlo perché forse abbiamo capito questo se può aiutare dei ragazzini a viverla più serenamente, perché no? Allora sì, questo è un esempio. Sì, 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 no, capisco però, perfettamente. TEDx o altre cose, cioè se il tuo modo di stare lì, perché poi il ritorno che ha avuto è questo, cioè persone che mi hanno detto mi è piaciuto molto quello che hai fatto perché mi hai permesso di stare dentro in un certo modo, perfetto. Io non sono bravo, cioè non sono un presentatore, quindi non ho la presunzione di essere bravo a fare quella roba lì. Ho imparato a capire che sono bravo in alcune cose, più che bravo, che sono a mio agio e lascio vedere la mia passione, più che essere bravi, quindi non parlerei di sì, bravura, sì, sì, ho capito, ma capito quello cioè, che si intravede in me che quella roba lì mi appassiona, perché lo vedi da come parlo, lo vedi da come gesticolo, la vedi. Ecco, se quella roba lì passa, perfetto, per me quello è quello che a me serve, non mi serve che... Cioè, ho imparato, è un tempo avevo bisogno del riconoscimento. Certo, sì, 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 nel tempo ho capito che oggi non ho bisogno che mi si dica che sei bravo. Ho bisogno che gli altri vedano in me la mia passione. Questo, se il ritorno è questo, io sono felice, cioè per cui diciamo che forse il filo rosso un po' questa cosa, il far rivedere la tua passione. Sì, cioè penso all'insegnamento, è questa cosa, cioè oggi dico spesso ai ragazzi a scuola dico ma in un mese voi diventate più bravi di me, ma sono sicuro che se avete voglia e ci mettete, siete più bravi perché il vostro cervello è più rapido, siete capaci di gestire le cose, siete più dentro certo, la tecnologia, certo, siete più dentro le modalità con cui oggi si muovono le cose, sono più lento su alcune cose, però serve la curiosità e serve che vedano qualcuno che gli faccia vedere che quella roba gli ha cambiato la vita. Quindi quando i ragazzi mi dicono a scuola ma lei piace fare questo, sì che mi piace, perché vedo che alcune persone, non per merito mio ma perché in un pezzettino per cui incontrano me, vedono qualcuno che lo fa non perché deve dimostrare, perché deve prendersi il suo pezzettino di potere, perché penso che l'insegnamento sia anche il rischio grosso è questo, credo che molti se lo giochino lì. Cioè, devo. Sì, 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 no, ho capito di cosa stai parlando. Ecco, lo sappiamo tutti perché abbiamo incontrato. Sai, più o meno. Tutti abbiamo incontrato professori di un certo modo. Sì, ecco. Sì, sì, certo. Quindi questo è un po' il filo rosso. Poi, ti ho raccontato un decimo delle cose che faccio. Certo. Poi c'è tutta la parte, per esempio, a un certo punto insegnando, mi sono detto: ma io devo incontrare dei ragazzi che mi portano storie di vita a volte pesantissime.
a volte toste, a volte che davvero solo ad ascoltarle è difficile, figurati a metterci le mani, cosa che non faccio mai, ma... E allora mi sono detto, qui non basta la tua competenza professionale, serve la capacità di mettersi in ascolto. Allora mi sono iscritto a una scuola di counseling. Sì, qui poi dovremmo fare per una cui, puntata due per di tutte cui le cose mi sono, diplomato poi nel 2016 nella scuola di counseling, sono diventato counselor, ho cominciato a fare counseling, quindi accompagnare persone, sono stato integrato nella scuola, quindi sono un formatore della scuola. Perché appunto l'educazione, la formazione per me è una cosa che ritorna in vari modi. Però questa cosa qui poi per esempio l'ho incrociata in TEDx, per cui il mio modo di stare, di ascoltare ha permesso di incrociare il coaching. Per cui se oggi mi chiedi che lavoro fai, bah, connetto cose, non lo so, metto insieme esperienze, persone magari, probabilmente punto. Anche questo per esempio è una cosa che ho capito, che una delle cose che mi piace fare sì è mettere insieme, creare connessioni. Questo potrebbe in realtà essere il vero titolo di questa puntata. Connessioni. Sì, o legami più che connessioni, perché connessioni mi sa sempre un po' di troppo tecnologico. Però questo. Legami tra legami, le persone dovrebbe essere legami, ottimo. Legami, così, sì, cioè, ecco sì, incontri. Herbert, ti ringrazio tantissimo per essere venuto questa sera, averti raccontato una parte in realtà, una parte, purtroppo sì, i nostri tempi sono tiranni però. In questo caso, però in una parte del tuo mondo, mi invito assolutamente a seguire Herbert, ma in realtà proprio a seguire anche le realtà con cui lui collabora, che abbiamo scoperto un pezzettino stasera, sono davvero fantastiche. Bene, grazie a te e in bocca al lupo per grazie il tuo mille. Progetto. Io vi ricordo che questa puntata invece la potete guardare su YouTube oppure ascoltare su Spotify, se già lo state facendo, potete seguirci sui nostri vari social e assolutamente noi ci vediamo e ci sentiamo nella prossima puntata di Umano. Grazie mille, grazie, ragazzi, è stato un super piacere. Ciao.